Sono arrivato a Trieste, dove c'era una parata militare che sembrava mi stesse aspettando. Ho salutato l'Italia, sono entrato in Slovenia e Croazia, facendo 3 stati in un giorno. Ho percorso la splendida ciclabile della Parenzana. Sono arrivato a Rovigno, stanco, ma felice. Buongiorno. In mezzo al nulla, appena superato Rovigno, dopo un po' mi sono trovato a fare sterrato, praticamente penso di arrivare ormai a Pula, se mai arriverò, facendo queste strade. Pulska Arena, chiamato anche anfiteatro di Pola, è per grandezza il 6° nel suo genere. Come il Colosseo, veniva utilizzato prevalentemente per combattimenti di gladiatori. Ed ora verso Rijeka, fiume, come desiderate. Da qua a Rijeka penso che è abbastanza dura, ci sono molte salite, molti pezzi dove veramente non c'è niente. Oggi fa molto caldo, forse la giornata è più calda da quanto ho cominciato il mio viaggio. Si è bloccato, porca miseria, vi aiutate a spingere, sono massacrato, Andaci! Thank you.
Ieri mi sono arrampicato qui, non ci credo. Buongiorno da Labin. Devo superare queste montagne qua davanti. L'Istria mi sta affascinando, è stupenda. Non me l'aspettavo così bella, veramente incredibile. Discesa incredibile. E questa montagna davanti a me non promette niente di buono. C'è alta possibilità di cadere. Mai sono abituato. Non c'è due senza tre. In pratica sto scendendo questa discesa strisciando i piedi a terra. Ogni mattina cerco sempre di non sottovalutare nulla. Penso sempre che è tutto ok, invece è difficile, è sempre più difficile di quello che immagino. La discesa infernale è fatta, ora mi tocca soltanto questo. Allora. Una discesa infernale e una salita che non è da meno. Non mi trovo neanche a un terzo. Eka si fa desiderare. Incredibile, incredibile, stupendo. Vi faccio un po' capire quello che ho fatto questa mattina. In pratica sono sceso da questa montagna. Come vedete sono passato davanti questa fabbrica. Poi sono risalito su quest'altro versante. Il tutto probabilmente per superare questo. Questa sorta di fiordo spettacolare. Adesso proseguirò di qui. Rijeka è a circa 50 km. Forza viaggio ora. Come si viene ripagati da tutto questo? Ho ripreso tutte le energie. Oggi mi fermo un attimo, con più calma. So che restano una quindicina di chilometri, però non si può fare. Oggi provo i lini e Zar, calamari ripieni. Saluto. No, sono lavorato in nave italiana 8 anni. Ah, dove? In Sicilia, Napoli, Genova. E così parla italiano. Sembrano molto appetitosi. Sono all'Ovran. Ho chiesto un caffè espresso, forse non sono stato capito. Il Rijeka Stadium, direttamente sul mare.
questa notte si dorme a Fan Hostel. Vago per Rijeka alla ricerca di qualcosa da sgranocchiare. Sono due ore che cammino, mi aiuti a trovare un fast food? Non mi sono bagnato mai in bicicletta, torno a piedi in struttura, sotto la pioggia.